amigo William pediu para mim. Ele fez uma captação de um objeto esférico muito grande. Se movimentando próximo do Sol. Eu vou mostrar o vídeo para os senhores. E a cada dia mais surpresas. Fato aconteceu dia 14 de abril. Então, sendo bem objetivo, vamos lá. Observe. O Sol está sendo coberto pelas nuvens, mas vai chegar uma hora que um objeto esférico vai cruzar pelo Sol. Vamos lá. Continue observando. Ele deu zoom. Vejam isso. Que porcaria é essa? Que porcaria é essa? Ele foi mal agora. Que doideira. Cara, que doideira, velho. Chi segue il nostro canale sa che non presentiamo solitamente video realizzati con i telefonini, quindi difficilmente, perché quindi in questo caso abbiamo presentato questo video prima di tutto perché è passato sotto il filtro di Anderson, colui che gestisce il canale Conexão UFO Brasil, e non è l'ultimo arrivato, tiene questo canale da un bel po' di tempo e quindi ha una certa esperienza. Poi anche a noi è sembrato strano, non è facile realizzare una fake di questo tipo, bisognerebbe riprendere qualcosa come la luna, accelerare il video, rimetterci sopra un audio, e abbiamo preso in considerazione che possa essere qualcosa di reale. Ma la cosa più importante è che viene dichiarato nella data del 14 aprile 2020, e questa è la stessa data del passaggio più o meno, quindi questo è il 8-9 aprile, del passaggio di questo misterioso corpo celeste davanti al Sole, immortalato dall'osservatorio Mauna Kea delle Hawaii. Cominciamo a dire che questi due corpi non possono essere lo stesso corpo celeste, perché questo è passato meno rapidamente, questo è passato davanti al Sole in qualche ora e quello è passato in forse un minuto, due minuti, quindi sono due corpi diversi. Quindi cerchiamo di trovare una teoria, qualcosa che possa correlare questi due corpi. Intanto partiamo dall'osservare che la localizzazione sia dell'uno e dell'altro, essendo vicino al Sole, ci dice la posizione. Il Sole era in Ariete e vediamo che l'Ariete non è una posizione qualsiasi, perché noi abbiamo una certa densità di segnalazioni del nostro misterioso astro intruso nella storia. Qui vediamo, abbiamo la simbologia del toro come luogo di provenienza degli Anunnaki, di questi extraterrestri colonizzatori. Qui abbiamo il cancro Nostradamus che lo segnala nello sviluppo degli eventi della fine del mondo. Betelgeuse, la stella Betelgeuse che è nella costellazione di Orione, anche questa misteriosa e fonte di riferimenti scritturali nell'antichità. Poi abbiamo la stella Sirio, che
questo nome fa pensare molto che sia il luogo di provenienza, tanto che una nazione dove noi diciamo che si sono diretti al loro ritorno è la Siria, quindi anche questa piena di riferimenti, ma anche i riferimenti attuali. Abbiamo questo primo Nibiru segnalato dopo le osservazioni della IRES, prima della sonda IRES, prima che venissero oscurati, nella costellazione di Orione. E anche questi misteriosi corpi che somigliano tanto alle descrizioni di Nibiru si trovano nelle vicinanze. Abbiamo questo visibile a occhio nudo, quindi all'altezza di Orione. E poi abbiamo quest'altro segnalato visibile sempre tutti questi su Google Sky o su Google Earth, e nel Leone. Quindi queste osservazioni sono nel luogo giusto, ma cerchiamo di capire come si possa spiegare questa alta velocità che si è mossa molto rapidamente, perché se questo fosse il corpo Nibiru, intanto dovrebbe avere queste ali e si dovrebbero cominciare a vedere, ma anche se non fosse, si è mosso troppo rapidamente, in 448 attraverserebbe il sistema solare. Tutto questo è una spiegazione se si prende in considerazione il nuovo modello che ormai usano in tanti. Se, tenete conto di un fatto: se c'è la stella Sole che ha un sacco di pianeti, satelliti che orbitano, quindi una quantità notevole, perché un'altra stella, questa Nemesis, perché ormai si ragiona che questo corpo che sta avvicinando è una stella gemella del Sole? Perché un'altra stella non dovrebbe avere un sacco di pianeti con relative lune, quindi un complesso sistema solare? La logica dice che anche questa stella probabilmente ha tutte queste. Quindi l'ipotesi qual è? Che si cominciano a vedere questi satelliti e lune. Quindi con l'avvicinamento di chiamiamolo così, di Nemesis o di Nibiru, durante le loro orbite i suoi pianeti cominciano a essere illuminati dal Sole, quindi si avvicinano al Sole ma temporaneamente, perché poi quando fanno il loro giro poi scompaiono, quindi sono delle apparizioni come dei fantasmi, si avvicinano, vengono illuminati e passano con varie velocità. Quindi quali sono i corpi attuali? Abbiamo questo qui, l'abbiamo battezzato Huey, quindi ipotizziamo che sia uno di questo sistema solare di Nemesis, ma anche le segnalazioni del dottor Sam potrebbero essere una di questi pianeti. Quindi dobbiamo vedere questo avvicinamento come una giostra in cui i seggiolini sono i pianeti che si avvicinano al Sole. Durante il loro percorso possono essere illuminati momentaneamente e diventano visibili per brevi periodi. Quindi come spieghiamo questi avvistamenti? Possiamo ipotizzare che ci sia questa stella Nemesis, potrebbe essere quella che poi è il grosso campo magnetico che appare, ma viaggia molto lentamente. Perché è importante questa ipotesi? Perché osservare questi pianeti che girano potrebbe ingannare sui tempi di avvicinamento. Cioè, uno osservando per esempio un corpo che gira intorno a Nemesis lo vede viaggiare rapidamente e ecco che nascono questi annunci: eccolo qui, eccolo qui, sta arrivando, ma in realtà il vero innominato ovviamente da quelli che sanno, secondo noi, quindi dalla NASA, dai potenti, in realtà si avvicina molto più lentamente. Quindi può essere che loro in realtà gongolano di queste segnalazioni che sanno che forse sono troppo premature, ma questa ovviamente è una ipotesi. Quindi questi due corpi quali potrebbero essere? Uno, questo l'abbiamo chiamato Huey, può essere un satellite un pianeta che ruota intorno a Nemesis. E questo William potrebbe essere una luna di questo primo. E perché? Perché quando si creano queste condizioni, le velocità si sommano. Supponiamo che Nemesis viaggia a 10, Huey viaggia a 10 intorno a Nemesis e William viaggia a 10 intorno a Huey. Abbiamo dato dei numeri così, che non hanno nessuna indicazione. La velocità che noi vedremo muoversi William, che sarebbe questo fotografato dal telescopio, sarà di 30. Questo si muove di 20 e Nemesis si muove di 10. Quindi prendete questi numeri. E quindi in realtà questo corpo
fotografato dal telefonino, potrebbe essere una luna di quel primo che è passato davanti alle Hawaii, che nella sua traiettoria curva, nell'attimo in cui è stato illuminato di più dal sole, è stato ripreso e poi si è eclissato. Quindi noi proponiamo questa spiegazione di questo corpo celeste. Vi rimettiamo il video così lo potrete osservare meglio dopo tutte queste considerazioni che abbiamo fatto. Mandou um vídeo para mim. Ele fez uma captação de um objeto esférico muito grande se movimentando próximo do Sol. Eu vou mostrar o vídeo para os senhores. E a cada dia mais surpresas. O fato aconteceu dia 14 de abril. Então, sendo bem objetivo, vamos lá. Observe. O sol está sendo coberto pelas nuvens, mas vai chegar uma hora que um objeto esférico vai cruzar pelo sol. Vamos lá. Continue observando. Ele deu zoom. Vejam isso. Que porcaria é essa? Entendi, foi mal agora. Que doideira. Cara, que doideira, velho.